Salve a tutti, sono Salvatore Gabbiano e vi do il benvenuto nel mio laboratorio della pasticceria Gabbiano. Oggi vi presentiamo il mostacciolo, dolce tipico napoletano. Mostacciolo napoletano è un dolce delle festività natalizie che nasce tanti anni fa da una fermentazione del mosto d'uva. Dal mosto avveniva la fermentazione di questa pasta che riposava in frigorifero e poi veniva tagliata, cotta e poi glassata di zucchero mischiata con il cacao. Gli ingredienti per il nostro dolce sono il miele, il bicarbonato di ammonio, il burro, la farina, abbiamo delle nocciole in granella grossa, dell'acqua, dello zucchero semolato, del sale, abbiamo del pisto. Il pisto che cos'è? Deriva dalla parola pesto, sono quattro spezie pestate. Le quattro spezie che servono per questo dolce sono cannella, chiodi di garofano, semi di coriandolo, anice stellato. Adesso impastiamo insieme il mostacciolo. Iniziamo ad aggiungere lo zucchero, il miele, mettiamo il burro, le nocciole in granella, il sale, il bicarbonato di ammonio, l'acqua e il pisto. Facciamo girare tutto insieme. Togliamo la macchina dall'impastatrice. Iniziamo a mettere la farina all'interno. Facciamo impastare con la farina, riaccendiamo la macchina, giusto un colpettino, ecco qua, questo è come si presenta l'impasto, lo mettiamo in un contenitore, lo copriamo con una pellicola e lo facciamo riposare in frigorifero almeno 12 ore. Ecco come si presenta l'impasto dopo aver riposato in frigorifero. Un po' alla volta lo mettiamo sul tavolo di lavoro con un po' di farina, come se fosse proprio una pasta frolla. Lo lavoriamo un attimo e lo stendiamo con un matterello. Quando siamo arrivati a uno spessore di mezzo centimetro, con un apposito coppa pasta a forma romboidale, andiamo a formare i nostri mostaccioli in questo modo qua. Prendiamo una teglia munita di foglio di carta da forno e andiamo ad adagiare i nostri mostaccioli. Andiamo a riempire la nostra teglia e poi la inforniamo. Una volta raggiunto lo stesso spessore, tagliamo quelli che mancano. Inzuppiamo nell'acqua un pennello e andiamo giusto a sporcare il mostacciolo in superficie. Questo ci permette di gonfiarsi bene durante la cottura e di non fare delle piccole crepe. Andiamo a mettere in forno già preriscaldato a 190 gradi centigradi per 13-14 minuti. Ecco come si presentano i mostaccioli dopo la cottura. Aspettiamo che si raffreddano un pochettino e adesso li andiamo a glassare. Abbiamo sciolto del cioccolato puro al 61%, l'abbiamo temperato e adesso andiamo a glassare i nostri mostaccioli. Facciamo questa operazione qua. Prima sotto, tiriamo un pochettino in modo molto sottile, appoggiamo qua. Facciamo prima in questo modo qua perché dopo li glassiamo al contrario e quindi questo lato qua lo facciamo molto sottile e andiamo a tirarlo noi. Facciamo la glassatura in due fasi, ecco, andiamo a tirare perché così facendo decidiamo lo spessore che va sotto. Poi lo facciamo asciugare un attimo prima di andare alla fase successiva. Intanto che questi qua si sono iniziati ad asciugare, li mettiamo in questo modo qua, ci aiutiamo con un piccolo attrezzino. Andiamo in progressione con tutti gli altri.
Adesso abbiamo finito il processo di lavorazione, aspettiamo che si asciughi, si cristallizzi il cioccolato e lo possiamo mangiare. Siamo arrivati alla fine del nostro dolce semplice, semplice ma di grande tradizione. Ecco come si presenta il mostacciolo napoletano e dei mostaccioli in versione moderna quando la stendiamo, la coppiamo e la cuociamo. Dopo cotta, prima di glassarla, mettiamo delle creme spalmabili a vari gusti, alla gianduia, la mettiamo al cioccolato bianco, alla mandorla e al pistacchio. Mettiamo del granellone e dopo andiamo a glassare. Ecco che cosa otteniamo. Vi abbiamo presentato un dolce tipico delle tavole napoletane a Natale e vi invito a venirlo a provare nella mia pasticceria. Queste sono le mie varianti.